E subito buono il primo segnale con Ratatouille Hans che va di galoppo, parte forte Roubaix AS che va ad attaccare Rolex del Numero Nord, uno Roubaix qualificato. che insiste ai fianchi di Rolex del Nord, partenza sicuramente molto veloce per Rolex e Roubaix. Primo riferimento cronometrico in 15 e 7 con Rolex del Nord che rientra all'interno di Roubaix. I due perfettamente apparigliati stanno dando vita a un duello sicuramente incandescente. 29,9 intanto i primi 400 metri di corsa. A tabellone è finito Ratatouille-Hans, ora ripiega Roubaix AS che si sistema dietro le spalle, anzi no, va nuovamente all'attacco di Rolex del Nord. Di 600 in 45,3. Con Rolex che deve nuovamente parare l'affondo esterno che gli porta Roubaix AS in terza posizione, Rambo Dino a precedere Rembermail. Gli 800 da parte del leader in 1-1 e 2, 15-9 la frazione, cavalli che vanno a transitare davanti alle tribune. Inizia a muovere nel frattempo Rembermail che va a scavalcare Rambo Dino che tenta l'anticipo al suo esterno. Nel frattempo Rolex del Nord si è sbarazzato di Roubaix AS, il primo chilometro in 1:16,5 con Rambo Dino che va ad attaccare Rolex, la pariglia poi dei Roubaix e di Rembermail in seconda posizione. Insiste Rambo Dino che va a cercare di superare Rolex del Nord che vende cara la pelle. 15 di frazione per il nuovo leader, ma è sempre una mezza ruota davanti il numero 5 di Rambo Dino nei confronti di Rolex del Nord. La frazione in 14,5 si inizia a far sul serio, si avvicina il favorito di Rembermail che va all'attacco di Rambo Dino, inizia a muovere Rembermail che va deciso su Rambo Dino, cavalli all'attacco della piegata finale, il miglio in 2,1 e 3 da parte di Rembermail che ha scavalcato come quando ha voluto Rambo Dino. Alessandro Colasanti che va ad accompagnare il suo allievo al completamento della piegata finale, affronta in vantaggio la dirittura di arrivo, scappa via Rembermail con Alessandro Colasanti e Rembermail che vanno a fare passerella in dirittura di arrivo, era il netto e chiaro favorito, non poteva perdere, non ha perso, terza vittoria in carriera per Rembermail. Al secondo il numero 6 di Rosa Rossa Font che proprio nelle battute finali piega Rambo Dino che si deve accontentare del terzo posto. 2:38 e 1 intanto il tempo totale, 1:16 il ragguaglio al chilometro, l'ultimo quarto in 32, 15 per la dirittura di